Fase 2 al via i test sierologici, partito lo screening per le categorie di lavoratori a contatto con il pubblico e per quelli del comparto cartario. Mascherine gratuite in farmacia e supermercati, i dispositivi messi a disposizione dalla Regione sono adesso reperibili presso la grande distribuzione e le farmacie. In manette due pastori per il rogo sul Monte Piglione, individuati dai carabinieri forestali responsabili dell'incendio scoppiato domenica, sequestrato un gregge di pecore. Bentrovati al TG Noi, dunque come accennato nei giorni scorsi sono partiti i test sierologici, anche se a dire la verità non tutti i laboratori hanno ancora a disposizione gli stick. Andiamo a vedere però quali sono le categorie di lavoratori interessate da questo screening. Ha preso il via la campagna di screening sierologico messa in campo dalla Regione Toscana. Il test consiste in uno stick su cui viene versata una goccia di sangue e che evidenzia la formazione di anticorpi all'interno del soggetto. In pratica fa capire se il paziente è entrato in contatto con il virus o meno e da quanto tempo. Se il risultato è positivo o dubbio, la fase successiva è comunque quella dell'esecuzione del tampone. Per poter accedere gratuitamente al test è comunque necessario presentare al laboratorio privato la ricetta del medico curante. Le nuove categorie che avranno accesso ai test gratuiti sono gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale, chi lavora negli esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare e chi è addetto al trasporto delle merci, i lavoratori di aziende pubbliche o private di smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti, i dipendenti pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico, i dipendenti degli uffici postali, i dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi che hanno contatto con i clienti, i lavoratori dei servizi a domicilio, i lavoratori dell'editoria e dell'emittenza televisiva a contatto con il pubblico, gli edicolanti e librai, gli operatori del trasporto pubblico locale, gli operatori delle imprese o agenzie di onoranze funebri, gli operatori della logistica e le cui attività implica il contatto con il pubblico, il personale dei consolati, il personale dei porti e degli aeroporti, i lavoratori infine del distretto cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere dunque un caso pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani. Inevitabile che questo screening porterà, nelle prossime settimane, ad un incremento dei tamponi eseguiti e probabilmente ad un'impennata dei casi di positività, andando a ricercare principalmente proprio quei soggetti asintomatici che possono veicolare il virus in maniera incontrollabile. In provincia di Lucca sono questi i laboratori convenzionati, la CAM di Viareggio, l'Ecol Studio di Lucca e il laboratorio Pieroni di Camaiore, la LAM di San Vito a Capannori e la LAM SRL di Lucca. E sempre in vista della fase 2 è iniziata la seconda consegna delle mascherine gratuite da parte della Regione, questa volta presso supermercati e farmacie. È iniziata la consegna delle mascherine alla popolazione attraverso le farmacie e i supermercati per la seconda fase della campagna di prevenzione pubblica voluta dalla Regione. Per quanto riguarda i supermercati, in provincia di Lucca, il compito è gestito dall'associazione di volontariato che consegnano il kit di 5 mascherine. In alcuni casi è necessario presentare la tessera sanitaria, in altri la consegna avviene liberamente. In questa prima fase però, sia in un caso che nell'altro, non è possibile prendere il kit anche per i familiari, nemmeno con la tessera sanitaria dell'interessato. L'iniziativa avrà una durata di circa 2 settimane e vede impegnati circa 150 dipendenti dell'ASL Toscana Nord-Ovest, oltre ai volontari di ANPAS, Croce Rossa Italiana e Misericordie, su tutto il territorio regionale. Le mascherine in distribuzione saranno quelle in tessuto non tessuto prodotte in Toscana grazie al neonato distretto della protezione, capace di garantire una produzione di 1,5 milioni ogni giorno, e quelle chirurgiche standard acquistate da Estard nelle ultime settimane, 500.000 al giorno. A regime la disponibilità quotidiana regionale sarà di 1,5 milioni di mascherine. L'utilizzo di questi canali per la distribuzione delle mascherine era stato sollecitato da numerose amministrazioni comunali, tra cui quella lucchese, che nella prima fase della distribuzione porta a porta avevano incontrato non poche difficoltà a raggiungere tutti i residenti del territorio.
Per quanto riguarda invece l'Unione dei Comuni della Mediavalle e quella della Garfagnana, la consegna delle mascherine continuerà con il metodo del porta a porta e solo a Castelnuovo, presso le farmacie e presso il supermercato Conad di via Valmaira. E per quanto riguarda l'andamento del contagio nella nostra regione, il bollettino regionale riporta 135 nuovi casi, 2.564 i tamponi eseguiti. A Lucca i nuovi positivi sarebbero 16 in più. Aumentano anche le dimissioni dai reparti, sia reparti Covid che terapie intensive. Le dimissioni in tutto erano 1.032, 12 in meno di ieri, di cui 182 in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri. Purtroppo però anche per questa giornata bisogna registrare 3 decessi nella provincia di Lucca. Adesso veniamo alla pagina politica, perché il Consiglio dei Ministri ha di fatto approvato la norma che in pratica fa slittare le elezioni regionali, il referendum e le elezioni amministrative. Probabilmente si andrà a ottobre. Vediamo Federico Conti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il rinvio delle elezioni amministrative al prossimo autunno e da quanto si apprende si profila l'ipotesi di un election day per le elezioni regionali e referendum sul taglio dei parlamentari da svolgersi fra la metà di settembre e dicembre. Sono 7 le regioni dove slitterà il voto a causa dell'emergenza coronavirus. Oltre alla Toscana, si tratta del Veneto, della Liguria, della Campania, delle Marche, della Puglia e della Val d'Aosta. I comuni che invece dovranno eleggere i nuovi consigli e sindaci sono 1.137, di cui 18 capoluoghi di provincia. Fra i comuni che dovranno tornare alle urne, in provincia di Lucca, quello di Viareggio e quello di Coreglia. Per le regioni chiamate a rinnovare le proprie giunte e i propri consigli regionali, non sarà possibile quindi andare al voto a luglio, come prevedeva invece una delle ipotesi in campo prima del Consiglio dei Ministri, fortemente sostenuta da alcuni governatori del Nord Italia. Una mossa che avrebbe portato ad una brusca accelerata, con lo scioglimento dei consigli regionali già a metà maggio e una improbabile campagna elettorale in piena fase 2. Per le comunali la finestra elettorale era già stata indicata fra la metà del mese di settembre e la metà di dicembre. L'ipotesi che circola con maggiore insistenza in ambito ministeriale in queste ore è quella di domenica 25 ottobre, praticamente fra 6 mesi esatti, 6 mesi di prorogazio per le amministrazioni come Viareggio, 6 mesi in cui la politica cittadina dovrà ricalibrarsi dopo lo shock sanitario, economico e sociale dell'epidemia. Veniamo alla cronaca, perché sono stati arrestati dai carabinieri forestali i responsabili del rogo del Monte Piglione a Pescaglia. Individuati dai carabinieri forestali i responsabili del rogo sul Monte Piglione a Pescaglia. Una pattuglia dei forestali di Bagni di Lucca era in prossimità della zona dell'incendio per eseguire dei controlli atti proprio al contrasto dei fenomeni di abbruciamento dei pascoli, tecnica purtroppo ancora usata con consuetudine da numerosi pastori, convinti che questo porti ad un miglioramento dell'erba da pascolare. Mentre si avvicinavano, hanno notato due piccole colonne di fumo riconducibili ad un principio di incendio. Dirigendosi sul luogo, hanno visto un'autovettura che si allontanava dalla zona. A seguito di ulteriori accertamenti effettuati dai carabinieri della stazione, immediatamente coadiuvati da altro personale dei carabinieri forestali delle stazioni di Castelnuovo, Camaiore, Nipaf e Gruppo, il veicolo è stato bloccato e, sussistendo ancora le condizioni di flagranza di reato, i due responsabili sono stati tratti in arresto con l'accusa di incendio boschivo doloso e il greggio di pecore, ritenuta la causa dell'azione delittuosa, è stato posto sotto sequestro. Purtroppo, mentre venivano svolti gli atti per l'arresto, il fuoco si è esteso con incredibile velocità, favorito dal vento e dall'asperità dei luoghi che ne rallentavano i soccorsi. L'incendio è stato spento solo a fine serata, quando ben 50 ettari, tra prato, pascolo e bosco, erano stati percorsi dalle fiamme. Termina qua la prima parte del TG Noi, tra poco la seconda parte con le notizie di Viareggio e della Versilia.